Allora, ciao ragazzi, in questa video lezione parleremo dell'introduzione al moto parabolico e quindi la relazione che farete in gruppo, quella che di cosa si farà? Si analizzerà il moto in due dimensioni, quindi non è più su una retta lungo una direzione costante, ma viaggia lungo un tragitto che identifica una curva appunto in un piano. Quindi caso bidimensionale in due dimensioni, quindi il caso che avviene in questo caso avverrà sulla Terra, quindi sarà sottoposta a accelerazione gravitazionale e questa sarà una cosa molto importante da sapere, proprio perché caratterizza quel moto caratteristico che sotto analisi che è quello del moto parabolico. Nella nuova esperienza laboratoriale affronteremo un moto che non è quindi rettilineo, ma che descrive una curva differente, perché ricordatevi che la retta è una curva. Però è una curva che è dritta, per intenderci. Non, diciamo così, tutte le rette sono curve, ma non tutte le curve è detto che siano rette, sostanzialmente. La parabola è una curva. Volendo si può approssimare la curva a una retta, un'approssimazione un po' becera, ma si può fare, ma per piccoli punti, per piccoli intervalli, in ingegneria si approssima, per esempio, la curva a una parabola a una retta, per esempio, la traiettoria di una parabola ad una retta. Si fa. E soprattutto nei sensori. Io almeno dove studio io nei sensori si fa questo. Però vabbè, questo lo lascio a voi come riflessione personale. In particolare sarà oggetto di osservazione un moto composito bidimensionale, sottoposto all'azione dell'accelerazione gravitazionale. In particolare si chiama moto parabolico per gli amici. Quindi sarà sottoposto a un'accelerazione G, quindi siamo sulla Terra, G è 9,81 sulla Terra circa. Naturalmente varia. A seconda di dove siamo, generalmente si può, nei nostri casi laboratoriali, con buona approssimazione, mettere come 9,81. Allora, innanzitutto vi pongo un esercizio di logica più che di formale di fisica. Quantomeno vi bastano le conoscenze teoriche che avete fino adesso, quantomeno quando ascoltate questa video lezione, la domanda sarà già stata posta, ma insomma, nel caso. Ragionateci, se io ponessi un carro armato sopra un colletto, sparando perfettamente parallela al suolo, quindi con una direzione perfettamente parallela al suolo nell'istante iniziale. Ok, questo. E allo stesso tempo lasciassi, forse è meglio, allo stesso tempo lasciassi cadere in caduta libera lo stesso tipo di proiettile dalla stessa altezza. Quindi che faccio? Il primo caso è una palla di cannone che viene sparata con una certa velocità non nota da un carro armato. Nel secondo caso a destra abbiamo semplicemente una palla che viene lasciata andare, lasciata proprio liberamente andare a terra, quindi libera di cadere a terra dalla stessa quota. La domanda è, chi arriva prima? Arriva prima quella sparata dal cannone? Arriva prima quella lasciata andare? Arrivano insieme? Ecco, qui. Una cosa che non ho detto in classe è quel problema della fisica intuitiva, cioè la fisica intuitiva ci suggerirebbe che cosa? Che arriva prima che la palla e il cannone viene sparata. In realtà, un'analisi, vabbè, più logica che anche comunque con un intuito più allenato, ma con un'analisi più rigorosa possiamo semplicemente dire che arrivano entrambi nello stesso istante. Perché se si trascura con l'attrito con l'aria, entrambi rispetto all'asse delle Y hanno velocità nulla al momento dello sparo, all'istante in cui cominciano a cadere, quindi il moto che caratterizza entrambe le palle rispetto all'asse delle Y è il solito e cadranno insieme, con l'unica differenza che la palla di cannone avrà percorso una traiettoria diversa rispetto a quella a caduta libera, quindi la palla del carro armato, sparata dal carro armato, avrà percorso una traiettoria diversa rispetto a quella del. Rispetto a quella in caduta libera, proprio perché il pallone, la palla di cannone sparata dal carro armato è caratterizzata anche da una velocità orizzontale, ma entrambe verticalmente hanno velocità nulla all'inizio e caratterizzata dal solito moto dettato dal moto rettilineo uniformemente accelerato sia nello sparo del cannone e sia nella caduta libera. Entrambe hanno velocità nulla all'istante iniziale di tempo uguale a zero. Quindi la risposta è che cadono insieme. La domanda è chi arriva prima, appunto, arrivano insieme. Questo ve lo lascio, potete dimostrarlo formalmente con le formule che conoscete e che sapete applicare credo a questo punto.
Andando avanti, ripasso del motore, scusate, qui ho fatto confusione la cosa, la presentazione, però dovrebbe essere capibile. Ripassando quindi, qualcuno gliel'ho fatto prima, l'abbiamo rifatto insieme anche dopo, però sostanzialmente ripasso del motore con parabole lo rifletteremo nelle prossime lezioni, sarà importantissimo, nonché fondamentale, ecco, saper scomporre un vettore inizialmente componenti x e y. Quindi, ripasso del moto parabolico dei corrispettivi strumenti matematici sarà oggetto di osservazione nelle prossime lezioni, una volta preso i dati laboratoriali, perché ci permetterà di dimostrare formalmente ciò che abbiamo visto empiricamente con i dati. Ma questo lo vediamo nelle prossime puntate, e in ogni caso l'avete già visto comunque in classe, ma vabbè, potete vederlo benissimo non appena saranno disponibili le prossime puntate, le prossime lezioni. Studio del moto parabolico a citata massima, quindi è un moto bidimensionale. Quindi quello che studieremo è un moto parabolico a gittata massima. Quindi siamo di fronte, quindi un moto parabolico, un moto bidimensionale, quindi un moto terrestre possiamo dire, perché avviene sulla Terra, può avvenire su qualsiasi altro pianeta, ma non analizzeremo subito la Terra, quindi con l'accelerazione gravitazionale tipica del pianeta Terra. Quindi a quota zero, quindi perché la realtà, la gravità varierebbe anche in base all'altitudine, si suppone costante, 9,81 metri al secondo quadro. Quindi la nostra quota supporremo che sia la più ideale possibile, quindi condizioni dove è costante l'accelerazione. Studieremo il fenomeno del moto parabolico, in particolare analizzando la gittata massima al variare della velocità di sparo e trovando una possibile legge che rileva l'angolo a 45 gradi. Ora, qui, scusate, mi invito un attimo a bloccarmi, invitatemi un attimo a bloccarmi, voglio farvi vedere una cosa. Classi seconde, cinematica, cannone. Perché 45 gradi è il migliore di tutti? Andiamola a vedere insieme. Ecco, l'avevo pubblicato, credo, il video mentre si faceva lezione, adesso ve lo rifornisco. Ecco, guardate un po', il pallone ha sparato orizzontalmente. Cosa è successo orizzontalmente? Orizzontalmente era praticamente parallela al suolo, poco parallela al suolo, un'altezza proprio misera da terra, l'ordine di forse mezzo metro, se cerchiamo di dare una proporzionalità al video, è caduto subito a terra. Se invece più incliniamo, vediamo che momentaneamente più incliniamo e più la palla sembra andare lontana e salire in alto. Ecco qua, siamo a questa situazione qua. Vedete, palla rossa, palla blu e palla verde sono ad quote diverse e guardiamo un po', andando avanti, vediamo che hanno raggiunto anche distanze diverse. Inclinando ulteriormente, vediamo qui la palla arancione, inclinando ulteriormente il cannone, notiamo invece che la palla tende sì a salire più in alto, ma a fermarsi prima. Invece il caso blu è il caso più limite, dove la palla è perfettamente perpendicolare e quindi la palla sale verticalmente, non avanza orizzontalmente e ricade su se stessa. Quindi che significa questo? Significa che la palla verde è quella che è andata più lontana e che quindi è stata lanciata a 45 gradi. Perché se l'angolo è troppo piccolo, cosa significa? Che la palla è troppo, viene sparata troppo. Viene, come posso dire, viene sparata ad un'angolazione che non è sufficientemente angolata rispetto a terra e quindi cade subito. Se invece l'angolazione è sopra i 45 gradi, si fa vincere la componente verticale y rispetto a quella x e quindi non tende più ad avanzare, ma tende solo ad alzarsi su se stesso. Quindi il compromesso migliore tra gittata, quindi andamento orizzontale e andamento verticale di 45 gradi. Al di sotto di esso l'angolazione è troppo bassa, quindi cade subito e quindi non avanza. Al di sopra dei 45 gradi si alza troppo, ma non avanza in avanti, prima che cada, e quindi di nuovo non dà abbastanza e non avrà abbastanza gittata come a 45 gradi. Quindi il compromesso tra troppa angolazione e poca angolazione è proprio la metà di 90 gradi tra 0 e 90 ed è 45. Quindi che significa? Ok, possiamo togliere la presentazione. Per fare l'esperimento ci serviremo di un cannone a molla che ci restituirà con la strumentazione in dotazione l'angolo di lancio in gradi, la velocità iniziale appena arriva e la gittata in metri. Quindi
Quindi, per fare l'esperimento, seguo un cannone a molla che, attraverso la strumentazione del computer, che vediamo da cosa è caratterizzata, e più dal cannone stesso, ci darà l'angolo di lancio, che, dove lo strumento è all'interno del cannone, la velocità iniziale, che è metri al secondo, grazie alle fotocellule, alla fotocellula iniziale, la velocità iniziale grazie alle fotocellule interne al cannone che calcolano la velocità iniziale, e il tempo di gittata, che è dato dalla fotocellula iniziale che sente l'inizio dell'elemento temporale e l'arrivo sulla piastra, quindi al sensore di pressione che sente arrivare la palla e stoppa il conteggio. Ma questo lo vediamo anche nella video lezione sull'analisi del modo di procedere delle condizioni di progetto, che è la parte 2. Però sostanzialmente, quindi angolo di lancio col cannone, velocità iniziale e tempo di gittata grazie al computer, velocità iniziale grazie ai materiali all'interno del cannone, e il tempo di gittata grazie alla fotocellula subito dopo lo sparo e al sensore di pressione posizionato alla fine dove cade la palla, all'estremo destro del lancio, per intenderci, o estremo sinistro, all'estremo opposto del lancio. Effettueremo quindi gittata, anche la, noi poi avremo anche la gittata che invece si prenderà con il metro, ma tanto lo vediamo tra poco gli strumenti e materiali. Effettueremo tre rilevamenti a velocità di sparo differente. Quindi che faremo? Noi prenderemo un rilevamento con una certa velocità, un rilevamento con un'altra velocità e un rilevamento un'altra velocità ancora. Quindi noi avremo un cannone a 45 gradi, tre sostegni, calcoleremo la gittata 1, quindi troveremo la gittata 1 e il tempo di gittata 1, la gittata 2 e il tempo di gittata 2, la gittata 3 e il tempo di gittata 3. Ripeteremo la procedura, mi pare, quanto si è detto, 3 volte. Aspettate, non lo ricordo più. Si ripeterà per 3 volte. Quindi si farà 3 misure, per ogni misura si rileverà i dati per 3 volte. Quindi 3 tempi di gittata 1, 3 tempi di gittata 2, 3 tempi di gittata 3. Invece una gittata per il primo lancio, una gittata per il secondo lancio, una gittata per il terzo lancio e poi a 3 velocità. Per un 3 velocità per il traguardo 1, 3 velocità per il traguardo 2 e 3 velocità per il traguardo 3. Quindi in ogni caso l'avete visto in classe, rispiegherò velocemente il modo di procedere anche nella successiva video lezione della parte 2. Andando avanti, quindi che cosa posso dire? Ok, ci sono. Possiamo andare avanti, inseriremo dei rialzi per fare in modo che l'inizio e la fine del moto giacciono sulla stessa retta, non solo che deve essere retta, ma una retta particolare, quella orizzontale a pendenza nulla, come mnemotica avete già studiato in classe. Quindi noi non vogliamo che parta qua lo sparo, perché sarebbe qui il cannone, non, come si mette il cannone qua? Noi vogliamo comunque tuttavia che l'inizio e la fine giacciono sulla stessa retta orizzontale, e l'unico modo appunto è quello di creare dei rialzi che compensino, perché altrimenti se io sparo da qua il banchino rimarrebbe più basso e quindi sarebbero due altezze completamente differenti tra inizio e fine, e non lo vogliamo. Non vogliamo un delta H assolutamente tra fine e inizio. Quindi inseriamo dei rialzi per compensare, per fare in modo che la palla all'inizio dello sparo e alla fine dello sparo giacci sulla stessa quota. Quindi possiamo creare una retta orizzontale che identificheremo appunto come l'asse delle X. Elenco materiali. Elenco materiali sono la cannone a molla più pallina, la fotocellula per la velocità iniziale e, perché c'è una fotocellula all'inizio che prende l'inizio del tempo, e il traguardo a pressione con rialzo. Quindi c'è un traguardo a pressione che sente arrivare la pallina e poi si blocca. E poi si blocca il tempo, il rilevamento temporale. Gli strumenti invece sono il computer che al suo interno permette di misurare, grazie alla strumentazione, anche grazie ai materiali presenti sul cannone, di misura. Quindi il computer ingloba tre strumenti specifici, grazie anche ai materiali presenti sul cannone stesso e al traguardo finale, quindi alla strumentazione, quindi ai materiali che abbiamo a disposizione. Il cronometro, che ha portata indefinita e sensibilità più o meno 0,001 secondi. Il velocimetro. Velocimetro, scusate, ne approfitto perché ho fatto un errore qua. Metri al secondo. Il velocimetro che ha portata
indefinite sensibilità 0,001 metri al secondo. Allora, sulle slide vedrete secondi, è un errore mio, scusate, è metri al secondo ovviamente. E quindi portata indefinita di nuovo, e invece, abbiate pazienza, ne approfitto per fare una piccola correzione. E invece, quindi, metro a nastro a portata di 5 metri e la sensibilità di più o meno 0,001 metri. Quindi, allora, il computer, quindi racchiude questi, scusate, due strumenti, quindi il cronometro, non due, non tre, ma due, cronometro e velocimetro, quindi portata indefinita, sensibilità 0,001 secondi, velocimetro portata indefinita, sensibilità 0,001 metri al secondo, e poi c'è un ulteriore strumento che è il metro a nastro, che ci servirà per misurare la gittata, e che ha portata 5 metri e sensibilità più o meno 0,001 metri, ma si porterà a 0,10 metri e si reggerà fino al centesimo di metro. Quindi la sensibilità dello strumento utilizzato è vero che sarà 1 mm, ma si porterà a 1 cm parlando a, scusate, si porterà a 10 centimetri per compensare l'errore umano. Quindi tanto per compensare l'errore umano e soprattutto di arrivo, perché noi vedremo la pallina arrivare con l'occhio, quindi l'errore sarà abbastanza ampio. Quindi noi ci faremo riferimento perché 0,010, perché la piastra di arrivo ha una lunghezza totale di 20 centimetri. Ha una lunghezza totale di 20 centimetri e quindi, essendo la lunghezza totale di 20 centimetri e misurando noi a colpo d'occhio dove picchierà la pallina, noi mettendo l'errore assoluto di più o meno 10, diremo ok, sicuramente all'interno di questo quadrante, mettendo l'errore di più o meno 10 centimetri, cioè più o meno 0,10 metri. E si misurerà la misura al centesimo di metro. Infatti ho scritto più o meno 0,10 perché non misureremo con una risoluzione al centesimo di metro, ma si prenderà un errore assoluto che è dello 0,10, cioè noi arriveremo a una misura, a una risoluzione di 0,0x, scusate, date pazienza, ma quando vado non so come mai mi faccio questo lavoro qua. Quindi arriverò alla risoluzione, quindi noi leggeremo fino al centesimo di metro. Al centesimo di metro, aspettate che provo a staccare date pazienza. Prova a staccare il mouse, secondo me è quello il problema. 0,010, 0,0x metri. Quindi la risoluzione sarà 0,0x metri, quindi 1 metro. La risoluzione è 0,01 metri, per intenderci. Però l'errore assoluto sarà di 0,10 metri. Quindi noi arriveremo fino al centesimo di metro, ma l'errore assoluto sarà più o meno 0,10. Quindi sarà 10 volte più grande rispetto alla risoluzione, per intenderci. Niente di che. Quando si farà calcoli non si vedrà di meno, nemmeno, è solo una formalità da mettere in scelta delle incertezze. Goniometro del cannone. Il goniometro del cannone ha una portata di 90 gradi e una sensibilità di, qui di nuovo non so che mi è preso, stasera non ci chiappo proprio. Abbiate pazienza. Ci sono, arrivo, quindi abbiate pazienza, oggi mi fa le bizze, vabbè che è anche tardi, forse anch'io mi rinvengo poco. Comunque, ok, quindi la portata, scusate, 90 gradi, la sensibilità è 1 grado. Il funzionamento, quindi funzionamento è l'incontrario di un normale strumento a lancetta. Vi è un filo attaccato a un pesetto che permette al filo stesso di rimanere sempre perpendicolare al suolo. Il goniometro è ancorato al cannone e ruota non appena anche il cannone ruota. È come un tachimetro di una macchina, per esempio, al contrario, dove invece di muoversi la lancetta è il semicerchio graduato a muoversi in base alla velocità. Questo è lo schema. Cioè, se vedete anche voi, se vedete il goniometro è attaccato, è ancorato al cannone. Se io ruoto il cannone, varo l'angolazione del cannone, il filo rimane fermo e il goniometro si muove, quindi che significa? Significa il nostro però a 90 gradi, non a 180.
Quindi che significa? Significa che il nostro cannone, quindi significa che il funzionamento del goniometro è che la lancetta rimane ferma e si muove il goniometro su dietro. Quindi noi fisseremo appunto, quindi questo è il principio di funzionamento del goniometro del cannone. Ok. Per ogni velocità iniziale prenderemo tre valori, quindi caso 1 tre valori di velocità e di, città, di tempo di gittata per permetterci di calcolare il valore medio dell'ora assoluto della velocità. Quindi per la velocità tre valori per ogni traguardo, anche tre tempi di gittata e poi prenderemo anche una gittata per ogni rilevamento. Quindi al caso 1 una gittata, tre velocità e tre tempi di gittata, nel caso 2 una gittata, tre velocità e tre tempi di gittata, e così anche per l'ultimo caso. Quindi ricaveremo anche qui, no, tre valori di tempo di gittata. Quindi permettetemi di modificare, anzi varierò anche quella che è già su internet. Pensavo di averla corretta questa cosa qua, e invece no. Salviamo, ve lo cambierò. Quindi, ok. Quindi tempo, tre valori di tempo di gittata. Quindi avremo tre tempi di velocità e tre tempi di gittata. Il tutto per tre volte, in maniera tale da avere una velocità iniziale variabile, cioè comprimendo la molla del cannone via via in maniera differente, aumentando la velocità all'aumentare della compressione. Cioè io avrò l'angolo costante a 45 gradi, prenderò la massetta, la comprimerò una volta per avere una certa velocità più piccina, due volte per avere una velocità intermedia, tre volte, il terzo caso, per avere la velocità più alta. Questa deriva invece da un'analisi intuitiva. E sarebbe un concetto energetico che ancora non conoscete, però anche intuitivamente più comprimo la molla e più essa mi sparirà lontano la pallina. Questo lo potete vedere anche come ragionamento intuitivo o semplicemente empirico molto banale. La molla si può comprimere in tre maniere differenti, quindi, e ciò sfrutteremo, è ciò che sfrutteremo noi per avere tre velocità diverse, quindi tre gittate diverse e tre tempi di gittata diversi. Tirerò il filo. Tirando il filo, quindi sgancio la molla e liberandola, spingerà istantaneamente la pallina all'esterno imprimendo una velocità. Quindi qui avremo la nostra pallina e appunto la pallina verrà sparata. Quindi alla fine, dopodiché, con i dati di tutti si costruirà la tabella dei dati sperimentali raccolti. Questa sarà la tabella della seconda che è già stata completata. A oggi sono state tutte completate e quindi avete già disponibili. Quindi, ecco, ricapitolando, cercherò di mettere già un nuovo file online. Anzi, scusate, nulla, questo l'ho registrato la sera del, siamo ormai a mezzanotte del 12 aprile, e vedrete che questa sarà disponibile nella giornata del 12 aprile, credo. Quindi ricapitolando, moto bidimensionale, moto parabolico, quindi moto in due dimensioni, co come spareremo? Con una molla che verrà compressa in maniera differente per avere tre velocità differenti, quindi prenderemo tre gittate differenti, poi per ogni gittata, per ogni velocità, prenderemo tre velocità iniziali e tre tempi di gittata e una misura della gittata intesa come lunghezza, o lunghezza orizzontale. Dopodiché, e appunto, nulla, con i dati ragioneremo in maniera approssimativa, quindi cercando una regola empirica, e poi andando avanti con le formule e calcoli ci ricollegheremo dalla teoria alla formula che avevamo ipotizzato empiricamente, ricavando poi con il grafico definitivamente le nostre conclusioni. Quindi bene, grazie per aver visto la parte introduttiva, se avete domande, al solito, scrivetemi, altrimenti, e nulla. Buon lavoro.